la mia prima assemblea regionale delle Leghe. Il titolo dell'assemblea è caratteristico, è la Lega Speak come protagonista del territorio, perciò la territorialità e come le leghe si intersecano ai bisogni dei pensionati, delle pensionate, dei cittadini e delle cittadine all'interno del territorio. Contrattazione sociale territoriale, dissesto idrogeologico, qual è la qualità dello sviluppo, come facciamo a ragionare di sviluppo non solo in termini qualitativi ma quantitativi o viceversa, e buon ultimo ma non meno importante tutto il tema della partecipazione e della rappresentanza. Un momento di confronto importante tra tutte le leghe che compongono l'Emilia-Romagna, dove vediamo che le dinamiche problematiche e le soluzioni sono abbastanza uniformi. Naturalmente un'analisi che tiene insieme l'analisi dei problemi ma anche la qualità della risposta. Dentro questo ci stiamo come Modena a pieno titolo e con i nostri punti di forza e provando a portare le esperienze positive che abbiamo fatto a Modena. Una via maestra che occorre continuare a battere. La data del 7 ottobre ha segnato uno spartiacque, credo sia stato un momento molto importante per riposizionare la centralità di alcuni temi e su questo occorre proseguire con il lavoro, con iniziative che centrino quelli che sono i bisogni delle persone, a partire da quelle più fragili, più vulnerabili, ovvero l'accesso alle cure e un sistema sanitario nazionale che resti nazionale, il sistema dell'accesso all'istruzione, dell'accesso al lavoro. Parlo volutamente di piani nazionali perché le vie che vengono proposte di autonomia differenziata sono, a mio parere, delle vie sbagliate. Sanità, istruzione, lavoro. L'idea del salario minimo che Kennedy e il CNEL è assolutamente una via maestra e va praticata e richiesta, e poi occorre generare buona occupazione valorizzando quelle che sono le buone capacità di produzione delle imprese, quindi sostenendo in maniera appropriata chi genera buon lavoro, che è quello a tempo indeterminato e sempre correlato alla piena tutela dei diritti. Una cultura che sappia prevenire ogni forma di violenza. Questo significa prevenire le forme di violenza maschile contro le donne, significa prevenire le forme di violenza nei luoghi di lavoro, perché ci sono anche queste forme, magari subdole, magari meno visibili, e anche prevenire le forme di violenza in rete, che molto spesso generano situazioni molto gravi, molto spiacevoli. Il fatto che il sindacato, la CGIL, in maniera molto puntuale abbia assunto una posizione molto chiara su questi temi è una buonissima notizia, a cambiare quelle che sono delle tendenze culturali molto pericolose. Tendenze culturali pericolose che si associano ad un'espansione della violenza che purtroppo è davanti ai nostri occhi, e credo che anche questo sia un tema assolutamente da mantenere al centro della nostra riflessione. Come SPI noi ci stiamo muovendo, adesso stiamo facendo SPI in piazza, quindi scendiamo nelle piazze del paese per presentare quello che siamo, ci presentiamo, quello che facciamo e che cosa stiamo combinando per il mondo dei pensionati e per il mondo sociale e civile in generale. Ne approfittiamo in questo periodo anche per la raccolta delle firme a supporto della proposta di legge regionale a sostegno della sanità pubblica. Questo è uno dei nodi importantissimi che noi come sindacato dei pensionati ovviamente sentiamo in maniera particolare. È stato un successo, la gente risponde su questa cosa, è molto sensibile, è un argomento che li tocca, e quindi proseguiremo anche tutto il mese di novembre presso gli uffici e negli altri banchetti che riusciremo a fare in piazza, sempre per l'iniziativa Lo SPI in piazza.